Certo che non si vedrà la nostra luce nel mondo se prenderemo gli esempi degli altri. Tu vuoi uscire, vuoi andare nel mondo? Preparati. Prepariamoci. Non cadiamo nel peccato. E prendi sul serio il peccato, non essere superficiale, dici tanto Dio. No, Dio è una cosa è certa, che è fedele e verace, questo è certo. E il tempo, quando vediamo che non interviene, è perché ci sta lasciando il tempo del ravvedimento. Ora che puoi, ravvediti, pentiti, torna a Lui. Leggiamo versetto 1 e 2 di Prima Daniele. Dice: nel terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nebuchadnezzar, re di Babilonia, venne a Gerusalemme e l'assediava. Vedi? È andato ad assediare Gerusalemme, cioè la città del Signore, la città dove c'era il popolo di Israele. Fu assediata dal nemico. E tu pensi che non l'ha scampato Israele, la scamperemo noi? Fu assediato. E il Signore gli ha dato in mano, guarda chi è che gli ha dato nelle mani il re di Israele, il re di Giuda. Versetto 2 dice: e il Signore, versetto 2, mise Joachim, re di Giuda, nelle mani e alcuni arredi della casa di Dio, che ha portato nella terra di Shinear, nella casa del suo Dio, ed ha portato gli arredi nella casa del tesoro del suo Dio. Chi gliel'ha dato nelle mani? Dio. Questo noi dobbiamo stare molto attenti. Lode Gesù Cristo. Quando io insisto, chiediamo perdono, invochiamo la grazia di Dio, invochiamo, perdoniamoci, chiediamo perdono. Perché il Signore qua, a un certo punto, gliela date proprio nelle mani, basta. Tu, curalo tu, il popolo di Israele me lo curi tu. E che cura? Sai che cura? Io voglio essere curato dal Signore, non dalle mani del mondo. Le mani del mondo sai che fanno? Ti distruggono.